Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza aspettare 19 anni tra un video e l'altro. Siccome so che molti di voi si approcceranno per la prima volta alla serie di Metroid con Dread, ho deciso di riassumervi in questo video quali sono gli episodi principali da conoscere e giocare prima di passare a Metroid 5 quest'ottobre. Tranquilli, perché sono sicurissimo che Metroid Dread sarà giocabilissimo anche da chi non ha mai provato i suoi predecessori. Sarebbe un suicidio per Nintendo pubblicare un gioco che richiede la conoscenza di un prequel vecchio di 19 anni. In ogni caso andiamo a vedere come Metroid si è sviluppata nel corso degli anni e soprattutto se c'è un modo semplice di recuperare tutti questi titoli. Prima di iniziare però sapete cosa fare: supportate il canale con un piccolo gesto, lasciate like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social: Instagram, TikTok, Telegram, Clubhouse, Snapchat, WeChat, LinkedIn, MySpace, Netlog, Ko-fi, Porochat. Prima di tutto una precisazione necessaria. Dread sarà Metroid 5, quindi seguirà l'evoluzione dei Metroid classici in due dimensioni, gli unici a essere ufficialmente numerati. Per quanto riguarda Prime, si tratta di una serie parallela che si colloca temporalmente tra Metroid 1 e Metroid 2, ma che non tratteremo in questo video. Quindi, per comprendere appieno il potenziale e la storia di Dread, bisogna tornare indietro al lontano 1986, quando fu pubblicato su Nintendo Entertainment System, Famicom in Giappone, il primo e inimitabile Metroid. Sviluppato da Nintendo R&D1 e prodotto da Gunpei Yokoi, il primo Metroid ha gettato le basi per il genere dei Metroidvania e ha avuto un impatto notevole su tutta l'industria videoludica. Rispetto agli action adventure dell'epoca, Metroid si distingueva per un'impostazione fortemente non lineare, che spesso costringeva il giocatore a tornare sui suoi passi per poter procedere nell'avventura. Insomma, una delle prime cose da fare è andare a sinistra, una direzione controintuitiva rispetto al canone dei side-scroll. Grazie a un sapiente uso degli sprite colorati e della musica ambientale, Metroid è stato anche uno dei primi giochi a infondere un senso di disperazione e solitudine nel giocatore, catturando appieno le atmosfere di una delle sue principali fonti di ispirazione, il film di Ridley Scott, Alien. Tra i tanti meriti del primo Metroid, c'è stato anche quello di essere stato uno dei primi giochi a presentare un personaggio femminile, anche se il colpo di scena arrivava solo in uno dei finali disponibili, e nell'aver pionieristicamente basato tutta la struttura di gioco sul concetto dei power-up permanenti, distinguendosi ancora una volta da tutti i suoi contemporanei. A metà strada tra il platforming di Super Mario e l'avventura di Zelda, Metroid, con i suoi 5 finali disponibili, richiedeva inoltre al giocatore di perfezionare ogni sua partita e di velocizzarsi sempre di più nel completamento del gioco, spingendolo ad adottare soluzioni non convenzionali e spesso non pensate dagli sviluppatori. Nasceva così anche il concetto di sequence breaking e di speedrunning. Nonostante tutti questi meriti, però, giocare oggi ad un titolo del 1986 non è un compito così semplice e immediato. Come tutto il catalogo NES, i titoli apparsi sulla prima home console Nintendo risentono parecchio del peso degli anni a causa di un gameplay legnoso e delle scelte di game design non proprio cristalline. Recuperando il titolo all'interno del Nintendo Switch Online si può abbassare un po' la difficoltà ricorrendo al save state, ma c'è in realtà un'opzione molto più moderna per godere di questo capolavoro. Entra in scena Metroid Zero Mission, remake del primo Metroid apparso su GBA nel 2004. E a dirla tutta, forse una delle produzioni che preferisco in assoluto del catalogo del Game Boy Advance. Magari tutti i remake fossero fatti a questo modo. Zero Mission riprendeva la struttura e il layout della mappa originale, ma espandeva il gioco in ogni possibile direzione. Molte delle aggiunte apparse in titoli come Super Metroid venivano implementate all'interno di questo rifacimento, che grazie a nuovi oggetti, sequenze narrative, mini boss e aree inedite sembrava praticamente un altro gioco. Addirittura Zero Mission aggiungeva tutta una porzione successiva alla sconfitta di quello che un tempo era il boss finale e per la prima volta consentiva al giocatore di utilizzare Samus con la sua Zero Suit, modificando drasticamente il gameplay. Se non volete spendere cifre folli per recuperare una copia originale del gioco, Zero Mission è acquistabile in digitale su Virtual Console Wii U al prezzo di 6,99€.
Il secondo capitolo della saga, Return of Samus, vide la luce sul Game Boy nel 1991 in Nord America e a seguire, l'anno successivo, in Europa e in Giappone. Un altro titolo fondamentale nella storia del videogioco, che però oggi soffre degli stessi problemi dell'originale su NES. Nonostante gli evidenti limiti tecnici, il Game Boy vide alcune trasposizioni monumentali delle più grandi serie di successo di Nintendo. Dai tempi del GBA in avanti si sarebbe scelta la strada del porting, decisamente più semplice, ma nei primi anni 90 sviluppare su Game Boy significava sostanzialmente reinventarsi i giochi. Guardate Super Mario Land 2, Link's Awakening e lo stesso Metroid 2. Sono giochi epocali, cuciti al millimetro sulle possibilità tecnologiche della prima portatile Nintendo. Per questo differiscono enormemente dalle loro controparti casalinghe, eppure ne conservano tutta la magia. Metroid 2 portava avanti quanto iniziato su NES, sia a livelli di trama che di gameplay. Questa volta Samus si ritrovava sul pianeta SR388 per distruggere definitivamente la minaccia aliena dei Metroid. Sebbene il titolo introduca tantissimi degli elementi che diventeranno degli standard della serie, come la tuta varia, l'arachnosfera e lo space jump, giocare oggi a un titolo Game Boy non è affatto semplice. Potete recuperarlo in digitale sulla Virtual Console del 3DS al prezzo di 3,99€, ma anche in questo caso potete dare una chance al remake uscito nel 2017, decisamente più fruibile. Di Samus Returns vi ho fatto vedere l'unboxing qualche giorno fa, ed è inutile dire che nella preparazione a Dread questo probabilmente è il titolo più importante. Uscito a sorpresa nel 2017, anche Samus Returns è un remake espanso dell'originale su Game Boy. Il gioco è stato riscritto praticamente da zero, questa volta utilizzando un motore poligonale in 2.5D, e sono tantissime le modifiche apportate da Mercury Steam, studio che si è approcciato per la prima volta alla saga di Samus. Returns risulta fondamentale nella comprensione di Dread perché, pur non essendo un prequel diretto, l'engine di gioco e il gameplay saranno condivisi dai due titoli. Quindi, nel quinto capitolo, possiamo aspettarci un game design molto simile a quanto visto nel 2017. Mercury Steam, con la supervisione di Sakamoto, ha dato una forte importanza al combattimento, implementando un sistema di parry che consentiva tra l'altro di ricaricare una barra per utilizzare dei poteri speciali inediti. L'approccio di Dread sembra decisamente più stealth vista la minaccia di Emmy, ma sono convinto che rivedremo tante delle conquiste apportate con Returns, come la possibilità di mirare liberamente a 360 gradi, i power-up introdotti su 3DS e anche elementi come il fast travel. Purtroppo il gioco è reperibile solo su 3DS, console che pur essendo stata tolta dal mercato, è facile che sia in vostro possesso. Potete comprarlo in digitale o magari cercare una copia usata per contenere le spese. Il mio consiglio è di recuperarlo assolutamente. Passiamo ora al terzo capitolo della serie, quel Super Metroid uscito nel 1994 su Super Nintendo. Ok, ve lo dico da subito, per me ci troviamo di fronte al vero capolavoro della saga, una produzione immortale che risulta attualissima ancora oggi. Per questo vi dirò il meno possibile di Super Metroid, perché sono convinto che sia uno di quei giochi che vada giocato assolutamente almeno una volta nella vita. Se le produzioni NES risentono terribilmente il passare degli anni, i capolavori dell'era SNES hanno tenuto botta decisamente meglio. Ci troviamo di fronte al picco massimo della pixel art e del game design in due dimensioni, e Super Metroid è forse il punto più alto raggiunto non solo dalla serie, ma da tutto il genere. La sua influenza si estende ovunque, e anche un titolo in tre dimensioni come Prime è fortemente debitore della perfezione ludica del terzo episodio. Ad oggi non ne esistono remake, e sono contento che Nintendo abbia deciso di portare avanti la saga piuttosto che mettere in cantiere una nuova reimmaginazione. Metroid e Returns of Samus avevano bisogno di un'opera di restauro per essere fruiti, Super Metroid no, ancora oggi è perfetto. Il gioco lo trovate inserito nel catalogo SNES del Nintendo Switch Online, quindi fatevi un favore e provate uno dei titoli più importanti della storia del videogioco. Non aggiungo altro. E siamo giunti al quarto capitolo, Metroid Fusion, uscito nel 2002 su GBA e l'anno seguente anche in Giappone. Questo è il prequel diretto di Dread ed è forse uno degli episodi più controversi della saga. Nonostante la ricezione da parte di critica e pubblico fu entusiasta, era chiaro che Fusion si differenziava nettamente dall'impostazione classica dei precedenti giochi.
Nell'episodio per GBA infatti si ha una struttura estremamente più lineare, dove per la maggior parte del tempo si procede seguendo obiettivi guidati. Viene così sacrificata la non linearità dell'esperienza in favore di una narrazione molto più intrusiva, fatta di cinematiche e dialoghi in game, una scelta adottata probabilmente immaginandosi le giocate mordi e fuggi tipiche del gaming su console portatile. Non che sia un male in assoluto poi, e Fusion riusciva a trovare perfettamente il suo bilanciamento, però forse si perdeva un po' quella magia che aveva reso unici i precedenti tre episodi. Quello in cui eccelle Fusion è l'atmosfera di gioco che a tratti sfocia nell'horror. Gli incontri con il parassita SAX, una minaccia ineliminabile che assume le sembianze di Samus, oltre ad essere tra le sezioni più tese dell'intera saga, non possono non ricordare quanto visto con Emmy nel reveal di Dread, titolo che probabilmente si ispirerà a quanto visto con Fusion. Per recuperare Metroid 4 vale lo stesso discorso di Zero Mission. O vi mettete a fare collezionisti, oppure potete recuperarlo sulla Virtual Console di Wii U al prezzo di 6,99€. Ma non è finita qui, per completezza è giusto citare anche due capitoli apocrifi, Other M e AM2R. Other M è universalmente riconosciuto come il titolo peggiore della saga e fu sviluppato da Team Ninja in collaborazione con Nintendo e vide la luce su Wii nel 2010. Il gioco in teoria è canonico e si colloca temporalmente tra Super Metroid e Metroid Fusion, ma la pessima fama che si porta appresso e qualche problema di continuity con la trama di Prime hanno portato Nintendo a nascondere Other M sotto al tappeto, facendo finta che non sia mai esistito. Il mio consiglio è quello di dare comunque una chance al gioco. Io personalmente l'ho trovato insopportabile e credo non abbia nulla di quello che rendeva i suoi predecessori dei veri capolavori, ma sono anche convinto che se non avesse portato il nome di Metroid sulle spalle, la ricezione nei suoi confronti sarebbe stata molto più rilassata. In ogni caso, Other M ha ucciso la serie, facendola cadere nel dimenticatoio per 7 lunghissimi anni, fino all'annuncio di Samus Returns. E Samus Returns, a sua volta, ha ucciso un progetto fanmade che prometteva benissimo. AM2R, acronimo che sta per Another Metroid 2 Remake, era esattamente quello che suggerisce il titolo, un remake di Return of Samus. Sviluppato da Milton Guasti, conosciuto come Dr. M64, AM2R era un progetto titanico che richiese più di 10 anni di lavorazione e il risultato finale, uscito nell'agosto del 2016 per Windows, aveva dell'impressionante. Praticamente tutto quello che si sarebbe visto con Samus Returns era stato sviluppato da un'unica persona e rilasciato gratuitamente sulla rete. Vi lascio immaginare come sia finita. Nonostante le nomination ai The Game Awards di quell'anno nella categoria Best Fan Project, Guasti fu costretto legalmente ad abbandonare il progetto e AM2R ha finito per cedere il posto a Samus Returns. C'è un lieto fine però, eh? Guasti è stato assunto da Moon Studios e ha lavorato come level designer di Ori and the Will of the Wisps, altro Metroidvania di altissimo livello. Insomma, questa è la cronologia dei Metroid in due dimensioni. Vi ho detto tutto, come recuperarli, dove recuperarli e perché recuperarli. Capisco che possa spaventare iniziare dal quinto episodio di una serie, ma fidatevi di Poro e non solo andate ad occhi chiusi su Dread. Ma se ci riuscite recuperate anche qualche vecchio episodio, Super Metroid su tutti. Spero che questo video vi sia tornato utile e vi aspetto nei commenti per sapere qual è la vostra storia con Metroid. Se Dread rappresenterà il vostro primo approccio alla serie, o se magari in passato avete già giocato ed amato altri Metroid. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Returns, Michele Droid, ciao! Mi sono letteralmente squagliato.